Buongiorno, buon primo aprile e buona Pasqua. Oggi iniziamo il vlog proprio dal primo giorno di Pasqua, dal primo giorno di aprile. E io sto andando da mia sorella. In questi giorni non sono stata benissimo, ho avuto l'influenza. Ieri sera avevo l'influenza, avevo ancora un po' di febbre. Stamattina fortunatamente non avevo niente, quindi ho deciso di uscire. Sto bella coperta, a parte fanno 19 gradi, quindi comunque non sto al freddo. E sto andando appunto da mia sorella, dove c'è tutta la mia famiglia. Noi siamo rimasti a pranzo da genitori di Marco, perché comunque poi lui doveva andare al lavoro, quindi abbiamo mangiato prima. E quindi oggi iniziamo proprio con il vlog mensile, con il primo giorno del mese, dell'anno, sì, del mese. Oggi niente di particolare, appunto, come detto. Abbiamo mangiato, ci siamo alzati un pochino tardi, abbiamo mangiato e poi niente, praticamente Marco è andato al lavoro, io mi sono un po' riposata per riprendermi dal coma cibaceo e quindi poi mi sono preparata e mi sono messa in moto. Una marea di luce in questo momento, forse anche troppa per i miei gusti, infatti mi sono messa gli occhiali da sole e mi dà un pochino fastidio. Io ho la luce troppo intensa, intensa con la S di Savona, non con la Z di Zorro, o di zanzariera, ho un po' di problemi. Se mi seguite lo sapete, io soffro anzi di sindrome dell'occhio secco, quindi quando mi si secca troppo l'occhio mi si creano delle spaccature sulla pupilla, quando praticamente riapro l'occhio o lo muovo semplicemente magari durante il sonno, per qualsiasi motivo muovo un po' la palpebra, la pupilla si attacca alla palpebra e strappa tutto. Metto le gocce tutte le volte prima di andare a dormire, però non sempre fanno effetto. A volte dipende anche semplicemente dall'aria troppo secca, da una qualsiasi cosa. Quindi diciamo, scusate, è un po' internalotto. Ciao! Marta, sì! Ciao! Il 15 aprile, non so l'ultima volta che ho vloggato, che carini questi due cani. Oggi è domenica, io sono venuta di nuovo ad Ostia perché festeggiamo il compleanno di mia sorella più piccola. E l'altro ieri ho lavato la macchina, oggi, anzi già da ieri è iniziato a piovere, schifo. Basta vedere qui sul vetro che cosa ci può essere, c'è la melma proprio. Io ovviamente ho finito anche l'acqua degli skids. Aspettate che fa caldo però, eh. Così, ok. Stiamo a 19 gradi in questo momento, quindi fa leggermente caldo. Però vabbè, ci siamo. Novità, novità. Allora, grandi novità non ci siamo, non ci sono. Nei prossimi giorni credo che con Marco faremo un paio di confine settimana fuori. Scusate. Faremo un ponte fuori perché ha 2 giorni di riposo, proprio durante un ponte, quindi penso che andremo un paio di giorni fuori,
però vediamo. Te devi fermare magari, eh? Vedremo, scusate, vedremo fino se riusciamo a farlo. Quindi io sono andata adesso a casa dei miei e troverò parcheggio, non lo so. Ieri avevo una serie di impegni, poi siamo andati a Valmontone per comprare, ho comprato il regalo di compleanno a Marco, che il 30 è il suo compleanno. Troverò parcheggio nella via? Sapete che ne dubito? Ne dubito, vediamo. Ne dubito. No, forse c'è. Forse c'è. Forse. Forse se non ci sono parcheggiati accanto. Di cane, sì, c'è parcheggio, ok, a posto. Aspettate che parcheggio, eh? Oh, santa polenta. Ok, sono entrata male. Vado se riesco a riprenderla. Forse sì, aspettate. Facciamo le cose complicate. Potevo rientrare e riuscire, ma ovviamente essendo pigra come la fine del mondo, proprio pigra dell'universo, preferisco fare 400 manovre. Voilà! Le Jason qui, abbiamo parcheggiato. Ho fatto il... ho scurito un po' i capelli, ho fatto un biondo cenere perché speravo che si coprisse il verde, ma ancora si intravede qui. Di qua, no, forse di qua si vede di più, sì. Qui si intravede ancora un pochino, poco però si vede. E penso che continuerò comunque, oh scusate, penso che continuerò a fare questo colore perché appunto un pochino mi smonta il verde. Ora sono arrivata, vado dentro e ci vediamo dopo. Ciao! Buongiorno! Siamo storti? Siamo un po' storti, aspettate che guardo fuori, ok. Buongiorno! Oggi sto testando il rossetto universale di Fenty Beauty e al momento sta resistendo abbastanza bene. Stamattina ho bevuto un cappuccino e mangiato un tramezzino e resta, c'è ancora. Certo, non mi sono imbrattata tutto il viso con il tramezzino, quindi comunque sono stata un pochino attenta, però comunque è ancora al suo posto, è intatto. E ho notato solo una cosa, che non tende a asciugarsi completamente, resta sulle labbra e macchia. Un esempio, ho il dito comunque macchiato. Dov'è? Dove siete? Di qua. Ho il dito macchiato, non so se si è visto. Buonasera, scusate le condizioni, ma sto staccando adesso da lavoro e sono disastrata. E volevo aggiornarmi un attimino sul rossetto di Fenty Beauty, il rosso universale. Stamattina lo stavo provando, lo stavo testando per vedere un test appunto di resistenza. E non lo so. Allora, stamattina l'ho applicato verso le 8:30. E praticamente lì per lì sembrava tranquillo. Ho mangiato un tramezzino, stando ovviamente attenta, ho bevuto un cappuccino e il rossetto stava qua a posto suo. Però già da prima notavo una cosa strana: il rossetto non si asciuga, nel senso resta sempre umido, nonostante sia opaco. Se io passo, appoggio il dito sopra, mi restava il dito sporco di rossetto, quindi il rischio comunque di sbavatura era altissimo. Può capitare magari spostando i capelli o qualsiasi movimento vada a toccarmi le labbra, e ho notato questa cosa, quindi sono stata particolarmente attenta per dire: oddio, sto al lavoro, non mi posso sbavare come non ci fosse un domani. Ho fatto ginnastica, ho iniziato un po' di palestra, quindi diciamo non è che ho sudato tantissimo, comunque era il primo giorno, non è che ho fatto cose da folle.
e poi sono andata a pranzo. A pranzo ho mangiato del pollo, sono stata attenta a non spadacchiarmi il pollo ovunque. Però poi mi sono ritrovata, andando poi comunque a lavarmi i denti, andando in bagno, mi sono ritrovata con il rossetto completamente sciolto, aveva sbavato ovunque, avevo il rossetto sbavato, questo alone di rossetto intorno, che era una cosa oscena. Ovviamente l'ho dovuto togliere perché dovevo comunque tornare al lavoro, stavo in pausa pranzo, dovevo tornare al lavoro. È stata una cosa davvero brutta. Avevo, cioè, questo alone intorno, neanche a dire avessi usato un gloss. Da un gloss me l'aspetto che possa fare questo gioco, ma da un rossetto, oltretutto opaco, questo gioco strano non me lo aspettavo. L'ho dovuto quindi togliere perché appunto non ero presentabile, cioè ero presentabile, non potevo andare a tornare in ufficio con queste condizioni, in quelle condizioni. Credo che come resistenza, credo che come resistenza non sia proprio il top. Voglio comunque continuarlo a provare in condizioni differenti. Quindi magari in giornate in cui so che magari mangerò qualcosa di meno difficile, tra virgolette, che può essere il pollo, però comunque anche mangiando un'insalata, mangiando una qualsiasi cosa, bene o male le labbra le tocco. Quindi lo voglio testare quando comunque so che posso eventualmente togliermi il rossetto e o ritoccarlo o comunque rimetterlo completamente. Oggi non avevo il tempo per rimetterlo completamente, quindi ho lasciato perdere. Però sarà un po' una mezza delusione. Come colore non c'è niente da dire, perché comunque è un colore bellissimo. Non è un rosso... diciamo rosso, come dicevo anche nel video in cui vi ho mostrato gli acquisti da Fenty Beauty, che vi metto qui, è un rosso con una nota scura, c'è dello scuro dentro, una puntina forse, però c'è, non è un rosso che può essere un lacca, un rosso rosso, è un rosso un pochino più scuro, una puntina più scura. È bellissimo, cioè dal punto di vista del colore è bellissimo, non gli si può dire niente, però forse la durata un pochino pecca. Adesso voglio provare anche il Mademoiselle e vedere pure quello che resistenza ha, e poi traiamo un pochino di conclusioni. Per il resto il fondotinta lo devo ancora provare, perché l'ho provato solo per il video, poi ancora non l'ho reindossato perché non mi sono proprio truccata negli ultimi giorni, quindi non l'ho provato. E detto questo, per oggi il vlog si conclude qui, ci vediamo domani o al prossimo spezzone. Oggi è il 17 aprile, quindi un saluto.
Buongiorno, anzi buonasera, perché sono le 19:22. Oddio, ho il sole completamente contro. E buon 25 aprile. Oggi è il 25 aprile, oggi è il compleanno di mio nipote, oggi è il compleanno di mia sorella. Infatti stamattina abbiamo festeggiato il compleanno di Mammeo, che è mio nipote Matteo, che è mio nipote. E stasera festeggiamo appunto il compleanno di mia sorella Francesca. Tanto lei dovrebbe essere una festa a sorpresa, ma tanto lei avrà già visto, cioè avrà già festeggiato quando pubblicherò questo video. E ho appena visto tra l'altro passare una ragazza vestita in stile giapponese, non giapponese il kimono, in giapponese stile come si chiama? Stile Imeko, con quei vestiti tutti rosa, con pizzi, frizzetti, trini, trinetti. Se non sbaglio aveva pure il cappello, però potrei sbagliarmi perché l'ho vista di sfuggita. E è molto carina. Il sole contro, sono la Madonna. Così, ecco. Così è meglio, ok? Ora c'è il sole, ora no. Ok. Stamattina, tornando, saltando di palo in frasca, stamattina alla festa di mio nipote è arrivato Batman, c'era anche Batman, mi sono fatta anche io la foto con mia madre, sono venuta in maniera allucinante proprio, cioè stavo così, quindi mi si vede il doppio mento in una maniera spropositata, diciamo che non è stata la foto migliore che io abbia mai fatto, e anche potendola modificare non si poteva modificare più di tanto. Quindi preferisco lasciare nell'oblio questa foto. E c'era mio nipote, che è un bambino un po' gnoccolone, all'inizio è timidino, fa il timidino all'inizio, quindi ha fatto all'inizio il timido con Batman, non è voluto stare in braccio al papà, poi il tempo di 5 minuti e si è sgamato proprio, scafato, anzi non sgamato, scafato proprio, e andava in giro con Batman, gli ha fatto vedere tutta la sala dove appunto c'era la festa, poi lo chiamava Batman, quindi alla fine si è scafato. E è stata comunque una bella festicciola, erano tutti i bambini, c'era una sala con i gonfiabili, con i giochi, e quindi per loro andava più che bene. Mi devo rifare le unghie perché ho tolto lo smalto, non ho messo nemmeno la base, e si vede, cioè le ho tolto in una maniera allucinante, proprio così grattandolo mio, sfogliandolo, e devo rifare le unghie perché ce l'ho proprio in condizioni un pochino allucinanti. Per adesso, adesso andiamo a cena per la festa di compleanno di mia sorella, non so chi ci sia sinceramente, e basta. In tutto questo io ho scoperto che ho una luce che si è fulminata, quindi sto con una lampadina sola della macchina, tanto per cambiare, perché la Peugeot praticamente fulmina lampadine così, l'ultima volta si era fulminata questa a sinistra, oggi si è fulminata ovviamente quella a destra, e quindi la dovrò ricomprare ovviamente. Che poi me la cambia Marco, io ci penso proprio a andare dal meccanico e spendere 15 euro per cambiare una lampadina, quando cioè, a meno che non siano lampadine in posizioni assurde in cui devi smontare tutto il cruscotto, si fa tranquillamente. Io pure l'ho cambiata più di una volta, quindi non c'è alcun problema. Poi ovviamente ci sono le persone che preferiscono far fare le cose ad altri. Tutto il mio rispetto, fate come vi pare, io preferisco risparmiare quei soldi e utilizzarli in altra maniera. Tra l'altro, chi utilizza AirDrop da Apple a PC, state riscontrando delle difficoltà anche voi? Io sinceramente non... dai, su! Ah, non ci sono luci. Io sinceramente ho un po' di problemini nel trasferire i filmati, i file soprattutto da PC da computer, da cellulare a computer. No, a volte non me lo fa, ci metto una caterbola di tempo. Prima non me lo faceva, prima si trasferivano velocemente. Mi ha sempre dato problemi nel trovarsi, però comunque poi una volta che avveniva i file andavano tranquillamente, invece adesso mi fa problemi anche nel trovare cellulare / computer. Fatemi sapere se voi magari avete la stessa problematica, se ovviamente utilizzate questa modalità di trasferimento dei file. E o alternativa,
consigliatevi una modalità di trasferimento dei file veloce che non implichi il trasferimento via email, perché è una perdita di tempo, e col fatto che molto spesso registro anche dei file, dei video abbastanza lunghi, ci vuole o una caterbola di tempo o comunque proprio l'email non me la regge. Detto questo, vi saluto, baci abbracci, un bacio ai pupi, ciao!